Ciao a tutti e bentornati nel mio canale, mi chiamo Gemma Cocca e oggi vi parlerò della mia esperienza nelle scuole steineriane. Dai 3 anni di asilo fino al 1 anno di liceo ho frequentato le scuole steineriane e mi avete chiesto spesso come sono state, se le consiglierei, se le rifarei, e quindi ora parleremo proprio di questo viaggio nel mondo Steiner. Ma prima... Se siete nuovi, benvenuti, e se non l'avete ancora fatto, fate clic sul pulsante qua sotto con scritto iscriviti per stare connessi con me e con il mio mondo, e se fate clic anche sulla campanellina vi arriverà una notifica ogni volta che pubblicherò un video. E a questo punto apriamo il computer, perché non è che mi posso memorizzare tutto. Allora, di scuole steineriane io ne ho girata giusto qualcuna, dall'asilo al 1 anno di liceo. Poi il bello è che io non ho mai frequentato altre scuole in quel periodo, quindi insomma... Perché ho girato tutte queste scuole? Beh, perché mia mamma e la mamma di Johnny Depp hanno una passione in comune. My mom liked to move a lot. Allora, cosa sono le scuole steineriane? Servirebbe un video a parte, veramente solo per poter... Però io oggi vi racconto principalmente la mia esperienza. Le scuole steineriane, comunque, in breve vi dico giusto qualche informazione. Le scuole steineriane, Steiner deriva da Rudolf Steiner, che è nato nel 1861 in un villaggio al confine tra l'Austria e l'Ungheria. È stato un filosofo esoterista, quindi studi sulla natura interna dell'uomo, e fondatore dell'antroposofia, che è una particolare corrente pedagogica, la pedagogia Waldorf, la quale fu elaborata nel 1919 e oggi diffusa in 80 paesi dei 5 continenti, con circa 870 scuole, asili e con centinaia di migliaia di alunni. Alcune di queste informazioni me le ha gentilmente date una mia vecchia compagna di classe, Chiara, della sua tesina sulla scuola Steiner, quindi grazie mille Chiara. Nella scuola steineriana il bambino non viene visto come un contenitore vuoto da riempire di nozioni, ma come un'individualità unica e irripetibile, venuto al mondo con un bagaglio di talenti che devono essere lasciati emergere. Educare da educere, condurre fuori. Il bambino è osservato con rispetto secondo il suo temperamento, la sua costituzione fisica, animica, vita di sentimento e spirituale, vita di pensiero, e viene accompagnato nelle profonde trasformazioni della sua crescita per arrivare a uno sviluppo armonico di tutte le sue facoltà. Quali facoltà? Essenzialmente 3. Le forze del volere, del sentire e del pensare, ognuna delle quali si manifesta in una diversa fase di crescita. La cosa particolare è che si cerca molto di rispettare i tempi di crescita del bambino. Allora, prima di tutto volevo dirvi... Mi sono fatta la mappa. Allora, io ne ho girate tante di queste scuole steineriane, quindi chiaramente ognuna era diversa dalle altre e ovviamente io poi crescevo man mano, quindi anche la mia percezione delle cose cambiava man mano che crescevo. Una delle cose che mi è piaciuta di più è che l'ambiente veniva mantenuto il più naturale possibile. Mi ricordo giochi di legno, giochi di pezza, di stoffa, non avevamo nessun tipo di gioco di plastica, ma anche i banchi erano di legno, le forme erano molto tondeggianti, non ricordo angoli nella mia infanzia. E mi ricordo che non c'era la TV. Giardinaggio, falegnameria e lavori manuali. Dare forma o vita con le proprie mani. Ecco il senso di queste discipline, che in misura diversa accompagnano i bambini fin dalle prime classi. Sviluppare il senso del tatto, l'olfatto e il buon gusto ed esercitarsi a compiere certi movimenti in modo corretto aumenta le forze vitali del bambino e lo educa al rispetto, alla cura e al senso etico. Le cose che ho imparato sono state i lavori manuali, e quello che mi è piaciuto è che non c'era la diversificazione di genere, quindi che solo le femminucce facevano i lavori a maglia, ma tutti quanti. Quindi ho imparato a lavorare il legno, quindi falegnameria, creavamo dei piccoli oggetti, il rame, a battere il rame, la lana cotta. Abbiamo fatto delle pantofole in lana cotta, poi uccinetto e i ferri che ancora so utilizzare. Poi ho imparato la coordinazione, l'equilibrio, la sincronia. Facevamo dei giochi con le palline, dei giochi con le verghe, l'euritmia,
L'euritmia è un'arte del movimento che rende visibili musica e parole, battute, note, intervalli, melodie, suoni, metrica e atmosfera interiore vengono espressi tramite il movimento, che quindi riesce a rendere manifesta la natura sia fisica che spirituale dell'essere umano. L'euritmia, agendo sul bambino nel suo complesso, ha perciò una grande funzione equilibratrice e risanatrice. Ho imparato il senso del ritmo, il senso della melodia. Mi ricordo che moltissimo tempo infatti era dedicato all'arte, quindi musica, recitazione, attività circensi, mi ricordo anche il circo, infatti ho questa foto proprio con la mia amica Chiara della Tesina, ma anche la pittura, non so, solo ripensare a queste cose mi viene un sorriso da qua a qua. L'insegnamento della musica, come quello della danza, non ha come fine quello di creare artisti in erba, ma quello di accompagnare la crescita delle facoltà percettive ed espressive e della sensibilità dell'animo. E una cosa che ho percepito io, poi magari mi sbaglio, cioè è il motto imparare giocando fatto a scuola, cioè fatto proprio come scuola. Mi ricordo benissimo questa cosa, che quando dovevamo imparare le lettere dell'alfabeto, ogni giorno era una scoperta, c'era la maestra che ogni giorno alla fine della lezione, quando noi ci eravamo già andati, credo, disegnava sulla lavagna un disegno a colori proprio molto bello, nel quale vi era nascosta una lettera dell'alfabeto, e noi poi il giorno dopo, quando venivamo in classe, dovevamo indovinare e cercare e trovare questa lettera nascosta. E quindi, non so, questo senso di gioco, questo senso di caccia al tesoro la faceva imprimere ancora di più nella nostra mente. Mi ricordo ancora adesso la P di palma, che in questo disegno enorme c'era la palma, quindi c'era il tronco e un pezzo di ramo faceva questo, e quindi la lettera era appunto la P di palma. Poi mi ricordo imparare le lingue attraverso le canzoncine che mi ricordo ancora oggi, mesi, poi in tedesco, in inglese, oppure piccoli, sì, giochini, gare, era molto bello. E una cosa che mi piaceva tantissimo e che adesso è un po' una critica alla società moderna, non vedo molto fare, è lasciare che i bambini si sporchino, perché sembra qua la crisi che ogni volta non sudare, non ti sporcare, non ti muovere. E invece mi ricordo questa scena benissimo, ero in prima elementare a Bologna e eravamo fuori a giocare, ma c'era un fango, noi avevamo gli stivali, quelli là da pioggia, ma il fango era talmente denso che a un certo punto gli stivali sono rimasti incastrati nel fango e sono dovute venire le maestre a sfilarci da questi stivali. Noi ci eravamo divertiti un mondo con questo fango bellissimo, cioè se ci pensate quanti bambini oggi hanno il lusso di giocare con il fango. E facevamo anche giardinaggio, che possono sembrare delle sciocchezze, invece è bello subito dai primi anni vedere come si dà la vita a una pianta, o comunque avere questo minimo di contatto con la terra e anche appunto la conoscenza su come far crescere le cose. E mi ricordo un sacco di attenzione agli sport, ogni anno c'era uno sport diverso, forse perché io cambiavo scuole e che giocavamo non solo, sì, pallavolo, però anche a calcio, palla avvelenata, basket, volano. E mi ricordo le attività circensi, quindi anche andare sul monociclo, ci riuscivo ad andare, non so come, è stato bello. Alcune delle attività memorabili che mi ricordo, quella che mi piace di più, che solo a ripensarci mi viene la nostalgia e i lacrimoni. E allora mi ricordo che, mi pare per San Martino o San Michele, perdonatemi, facevamo delle lanterne noi con della carta, ora no, dei vasi, non mi ricordo, però erano delle lanterne con la candela dentro, e la sera, quindi fuori dall'orario scolastico, si andava appunto a scuola, mi ricordo che era buio, quindi non so che ora, e si faceva tutto un percorso per arrivare poi a una sorta di giardino, uno spiazzale dove ci si sedeva in cerchio, però questo percorso si faceva appunto con queste lanterne in mano e si cantavano le canzoncine tutti quanti, era bellissimo. Poi una volta arrivati in questo percorso c'era un falò e poi c'era il mito, la leggenda, diciamo, di San Michele o San Martino, che veniva col cavallo questo uomo vestito da cavaliere e che vedeva invece un mendicante per strada
e gli offre un pezzo di pane e poi fa metà il suo mantello e gliene porge una delle metà a questo mendicante come segno della... quando dai la cosa, l'altruismo. E quindi questo c'ho un ricordo fantastico. Poi mi ricordo l'avvento, durante l'avvento si faceva questa spirale in una in un'aula molto molto grande, questa spirale fatta con i rami di pino, se non sbaglio, e mi ricordo che ero piccolina e venivo presa per mano da un alunno o un'alunna delle classi più grandi e avevamo questa mela con... Dico, queste cose sembrano strane, però intanto c'ho dei bellissimi ricordi. Questa mela con una candela ficcata dentro e si accendeva e quindi si faceva questo percorso di spirale con la mano con una persona più grande e si andava a appoggiare la mela al centro, poi man mano sempre più fuori e poi si illuminava tutta la spirale e anche questo c'è un bellissimo ricordo. Poi mi ricordo che facevamo le candele, quindi questa fila, noi avevamo questo filo di spago, andavamo a inserire in questo contenitore di cera e poi tiravi fuori, poi si metteva nell'acqua fredda, poi si rifaceva tutta la fila finché si riasciugava la cera per fare il secondo giro. E mi ricordo che avevo acquisito queste capacità per far diventare la candela con le ondine perché così era più bella ed ero gasatissima per questa cosa. E poi un'altra attività molto bella erano le Olimpiadi e poi è stato bello per me in particolare perché avendo girato tante scuole, le Olimpiadi poi di solito si fanno in una scuola che ospita anche alcune scuole diciamo vicine steineriane e quindi io mi sono ritrovata con i compagni dell'asilo, i compagni dell'elementare, i compagni delle medie che già conoscevo un sacco di persone ed è bellissimo, ci si divideva in gruppi, c'era il lancio del disco, il lancio del giavellotto, la staffetta, è molto suggestivo. È molto bello, sembrano quasi quelle esperienze tipo come si dice, Maronna, oggi le parole, quando nelle tribù si raggiunge una certa età e quindi si fa quel passaggio, tipo le prove per passare a un'età più avanzata, e sembrava molto questo. Ciao, mi sono appena svegliata e stavo facendo l'editing e mi sono accorta che mancavano due aspetti importanti. Allora, uno è della gita, che non ne ho parlato bene, ma le gite erano veramente belle. Ricordo benissimo la gita di terza media, e la terza media l'ho fatta a Merano, la scuola straniera di Merano, e lì abbiamo fatto una gita che per me è stata wow, in bici. Quindi siamo partiti in bici da Bolzano, in un giorno abbiamo fatto Bolzano-Trento, poi a Trento abbiamo dormito e poi abbiamo fatto Trento il lago di Garda. Tutto questo con il tenda e sacco a pelo a carico e poi al lago di Garda abbiamo dormito in un campeggio che aveva anche la piscina, siamo stati lì qualche giorno. C'è un bellissimo ricordo di questa cosa e da lì anche mi è nata molto la passione per fare questo tipo di gite, quindi la natura, stare un po' più campeggio, cose così. Mi piace tantissimo. Poi vabbè, al ritorno invece siamo tornati col pullman che ci ha caricato anche le bici. E invece poi un'altra cosa che ho dimenticato è che c'era anche molta attenzione nel cercare di mantenere una sorta di armonia anche all'interno della classe. C'erano molti giochi che almeno io li ho percepiti che univano la classe e questo mi è piaciuto moltissimo. Poi c'erano anche degli esercizi di percezione molto interessanti. Va bene, torno all'editing, ciao! Quindi, detto tutto questo, la rifarei? Allora, sì, però penso che la domanda più utile sarebbe la farei fare ai miei eventuali futuri figli. Allora, io mi sono trovata molto bene quando ero più piccola, quindi l'asilo assolutamente sì. L'asilo l'ho fatto a Oriago e poi anche le elementari, bellissimo. Poi già dalle medie ho percepito come se ci fosse questa tendenza a non volerci far crescere, a mantenerci in questo ambiente ovattato e protetto che è perfetto quando si è piccoli, però non mi è piaciuto tantissimo quando poi sono iniziata a crescere un pochettino. Quindi sì, rifarei le elementari, poi dalle medie, le superiori sicuramente no, perché lì si sente molto la differenza con le altre scuole, anche se a livello di attività era bellissimo poter creare oggetti dal materiale riciclato, fare le gite, le canzoni, le cose, era molto bello comunque.
Però, non so, con l'ottica sul lavoro e un po' di maturità che forse ho acquisito negli anni, l'ho vista poco funzionale. Magari in Germania o comunque nel resto del mondo, non lo so, è strutturata un po' meglio, non lo so. Come l'ho vissuta io non era proprio funzionale, sembrava un po' campata in aria, io che gioco con la forcina, e quindi no, però sì. Ho dei bellissimi ricordi, poi col fatto che ne ho girate tante, come dicevo, ho amici per tutta l'Italia, quindi è molto bello che qualche anno fa abbiamo fatto una cena con i miei amici delle elementari, non ci vedevamo da 10 anni, è stato molto bello. Credo che per quanto riguarda la creatività sia sviluppata forse al massimo delle sue potenzialità, ma comunque molto bene. Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto e se avete domande, perplessità, dubbi potete farmele nei commenti qua sotto. Vi ricordo che mi potete seguire su Instagram, Facebook, Telegram e Spotify, mettete mi piace a questo video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!